Arriva l'estate, ricicliamo i pesci. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un progetto di riciclo puro, un vero proprio tripudio del riciclo che ci porterà alla costruzione di un manufatto veramente artigianale ed atipico che si presta come decorazione delle camerette dei bambini. Io l'ho usato per fare la recita con i miei bambini a scuola perché loro hanno animato questi personaggi che andremo adesso a fare insieme. Che cosa sono? Dei bellissimi pesci variopinti. E allora, spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo che materiale ho riciclato per farli. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro pesce in smalto e alluminio. Allora, innanzitutto non vi spaventate, c'è un sacco di roba ma non userò tutto. Vi ho fatto vedere quello che io ho preso e che può servirmi. Ci occorrerà senza dubbio un po' di alluminio. Il Domopack potete usarlo sia nuovo, se invece lo avete ammaccato, utilizzato ma pulito, potete tranquillamente usare anche quello. Certe volte si usa per arrotolare cose che non sporcano. Bene, recuperatelo, sarà ancora più riciclato questo progetto. Quindi una matita, pistola a caldo e stecche, smalti per unghie che non usate più. Io ho fatto una selezione di ciò che non mi piaceva, che non funzionava bene sulle mie unghie, che non uso più per colore data la vetusta età, e allora ho messo qua tutto quello che, ahimè, avrei dovuto buttare, cestinare, dare via, e invece lo riciclo per i lavoretti di creatività. E non sapete quanto mi sono stati utili quest'anno per la scuola questi smaltini qua. Naturalmente quando li usate areate benissimo l'ambiente in cui vi trovate. Un tagliabalza, la colla attacca tutto, o una qualsiasi colla acetovinilica, poi del cartone di recupero, le stecchette di colla a caldo possono essere anche glitterate se le avete, se no non fa niente, del cartone di recupero e poi del tutto facoltative queste stecchette o delle stecchette in legno. Potete infatti i nostri soggetti o appenderli a parete, e in questo caso le stecchette non vi occorreranno, oppure usarli come sagomine per giocare con i vostri bimbi. In quel caso le stecchette potete anche utilizzarle. Bene, cominciamo subito. Come prima cosa disegniamo sul nostro cartone una bella sagoma di pesce. Quindi con il tagliabalza incidete e uscite la vostra sagoma dal cartoncino. Ed ecco qua il nostro pesciolone, che così proprio non dice nulla. Cominciamo subito a costruirlo insieme. Prendiamo il nostro Domopack, il nostro alluminio, e stropicciamolo poco e non tantissimo. Per questo vi dico che potevate usare anche quello usato. Ovviamente se dovete regalarli questi pesci, farlo con quello usato può risultare sgradevole, ma per dei ricicli caserecci, perché no? Allora, prendiamo la colla, cospargiamo tutto il pesciolone così con un filo di colla. Non tantissima, potete farlo anche con la Vinavil, ci starà semplicemente un po' di più. Quindi giriamolo, tac, e facciamo ben bene aderire. Piano piano togliamo il disavanzo lasciando un bordino così di circa 1,5 cm tutto attorno. Mettiamo la colla su tutto il bordo posteriore e rabocchiamo l'alluminio sul retro così. Una volta fatto questo, cospargiamo nuovamente tutto di colla e posizioniamo anche sul retro un foglio di Domopack. Anche qui rifiliamo lasciando un po' di disavanzo, e ora vi dico il perché. Questo disavanzo laterale dovete accartocciarlo così a mo' di fisarmonica il più possibile vicino al bordo del pesce, lungo tutto il suo bordo.
Ora prendo un pezzetto di cartoncino così e con la colla a caldo faccio questo lavoro qua. Passo sul bordo, spruzzo la colla a caldo e la stiro a sigillare e gommare tutto il bordo. Bordata tutta la sagoma del pesce, cominciamo proprio a dividerne gli spazi interni. Allora, come prima cosa dobbiamo fare una cornice tutta attorno alla sagoma stessa, sempre di alluminio. Potete usare i pezzi che abbiamo ritagliato, io questi li userò dopo perché mi serviranno dei pezzi più piccoli, oppure fare un cordoncino, vi faccio vedere come, prendendo dei foglietti larghi 20 cm, piegandoli nel senso della loro lunghezza e costruendo dei veri e propri salamini di alluminio. Questa è una parte che piace un sacco fare ai bambini. Ok, fatta questa cosa, con un pochino di colla a caldo, se lavorate con i bambini potete usare anche un altro tipo di colla, anche l'aceto vinilica, insomma, colle che non brucino, facciamo aderire il nostro cordoncino di alluminio, diciamo così. Facciamo tutto il bordo. La codina al centro la salgo fino a un tot e poi rimuovo. Alla fine eliminiamo l'eccesso e questo è quello che abbiamo fino adesso. Adesso dobbiamo costruire gli spazi interni del pesce. Quindi con dei pezzetti di alluminio più piccolo, e qui posso usare i miei rimasugli, faccio altri salamini. Con una barretta di queste dimensioni circa, quindi un 12 cm, facciamo la parte anteriore della testa. Voilà! Quindi io poggio direttamente qui la colla a caldo, state attenti a non bruciarvi. Ora tocca all'occhio di pesce, bello tondo, non particolarmente vispo. Fate un tondino così con un salamino. Decidete dove apporlo e andate ad adagiarlo. All'interno fate una pallina di alluminio che sarà appunto la pupilla. Quanto sarete bravi a fare questo si vedrà se il vostro pesce è fresco oppure no. Battutone! Punto di colla e pappete, pupilla appiccicata. Adesso dobbiamo fare le squame del pesce. Prendiamo dell'altro alluminio, facciamo i nostri soliti salamini, tagliamoli a tocchetti da 10 cm circa e cominciamo proprio a delineare quelle che saranno le squame del nostro pesciolone. E poi la centrale 3, ok? Prima sempre le laterali e poi la centrale. E andiamo quindi ad appiccicarle. Ora ci sono due modi, o fate tutto così come farò io in questo pesce, oppure vi fate delle squamette un po' differenti, così piegando l'alluminio a mo' di triangolini. Come si fa? Molto semplice, si prende l'alluminio, si appallottola dolcemente senza stringere troppo, arrivati a questa dimensione date una forma pseudo triangolare e schiacciata, così, e montate le vostre squamette. Vi faccio vedere. Voilà, schiacciatele e le montate una accanto all'altra in questo modo, 1, 2, 3, poi sovrapporle qui nella parte centrale, una accanto all'altra. Questo diventa un lavoro lunghissimo che comunque vi farò vedere a fine video su un altro pesce. Noi continuiamo con questa maniera più celere e sicuramente più colorata di fare il pesce.
o pensiamo alla coda. Faccio dei salamini un po' più lunghi e piano piano li inserisco a seguire un po' l'andamento della coda, così, visto? Facciamo lo stesso anche dall'altra parte. Comincia la parte più divertente. Dobbiamo colorare il nostro pesciolone. E allora, innanzitutto pensiamo alla parte della testa. Io lo farò con uno smalto glitterato dorato. Estendo col pennellino stesso dello smalto. Adesso ci serve del bianco. Uso questa della New York Color, che è un bianco latte, che voi direte, ma è bellissimo. Sì, ma dura 3 secondi sull'unghia. Voilà. E coloro di bianco la sclera dell'occhio. Con un nero divisiamo la pupilla. E adesso cominciamo a colorare tutto il pesce con dei toni che stiano bene tra di loro. Coda molto acqua fresh, tripla protezione, e voilà. In questo caso attacco la stecchetta, ma ripeto, potete usarlo anche da appendere a parete. Quindi non lo posso girare perché è ancora fresco, ma metto la colla sulla stecchetta, che tra l'altro è anche profumata. E tac, appiccico il mio pesciotto, che è pronto per giocare con i nostri bimbi. Ora facciamolo asciugare completamente. Io nel frattempo, guardate che bello, vi faccio vedere l'altro modello di squamette. Ta-da! Queste qua sovrapposte l'una sopra l'altra, è un lavoro molto 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 più lungo. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Pesci di smalto ed alluminio, e che bell'effetto! Sembrano quasi delle ceramiche di Caltagirone per i loro colori, ma sono bellissimi. Potrete o assemblarli assieme a creare proprio delle vere sculture, oppure farli muovere sulle pareti delle stanze dei vostri bambini o nelle case a mare, dove non vogliamo spendere troppi soldi ma vogliamo comunque arredare con gusto e in maniera carina, con l'alluminio usato, con gli smalti che non usate più e con tanta tanta creatività. Naturalmente poi mostratemi i risultati della vostra di creatività, perché io vi do soltanto l'input per cominciare. Se questo video vi è piaciuto, incartatemi con l'alluminio un bel pollice in su e poi dipingetemelo tutto con gli smalti, quindi condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, insieme a quel pazzo di Gabriele, e soprattutto vi aspetto sempre su Instagram. Venitemi a trovare, cercate proprio Arte per Te. Vi aspetto anche su Facebook e su tutti i social che trovate qua sotto nel box informazioni, e vi rimando al prossimo appuntamento. Da un
Ombretta e da Arte per te è tutto. Buon inizio estate, speriamo che il sole sia clemente e andate a riciclare il mondo. Ciao!